Buongiorno ragazzi, altro giorno, altro vlog. Mi sto impegnando a farne di più perché so che vi piacciono e questo non è un messaggio registrato, non dico sempre le stesse cose. Oh mio Dio, ragazzi, dopo anni e anni e anni e anni che sono su YouTube, ogni volta mi sembra sempre la prima. Vi giuro, è assurdo se ci penso a quanti anni sono che ci conosciamo, con alcuni di voi specialmente, sicuramente c'è qualcuno che mi segue dal primissimo video. Ogni tanto ci penso e dico, mamma mia. Mamma mia, cioè, è assurdo. Vabbè, detto ciò, oggi vloggo perché vado a fare una cosa molto interessante che ovviamente non faccio mai perché io sono una persona che spazia molto, faccio sempre cose diverse. Se ci avete creduto, bene, altrimenti torniamo alla realtà. Ovviamente, ragazzi, mi conoscete forse anche meglio di me a volte. Io sono molto abitudinaria e quest'estate, con sto caldo, con sto Covid, con sti vaccini, cose. È un casino, quindi ancora più del solito. Tre cose posso fare, quelle tre faccio. Avendo ovviamente entrambe le dosi del vaccino, ho il mio Green Pass completo, quindi posso andare in luoghi. Non viaggiare, ragazzi, quanto mi manca prendere un aereo, voi non avete minimamente idea, o meglio, chi ha la passione per i viaggi probabilmente mi potrà capire, mi mancano tantissimo. L'ultimo che ho fatto grande è stato quello a Los Angeles e poi a Londra. A Londra, sì, quindi mi manca terribilmente. Speriamo, cioè in realtà si può viaggiare anche adesso, però secondo voi ho voglia di stare mascherina, cose, tamponi, cioè. Spero passi presto il periodo e di poterlo fare in tranquillità, perché sennò cioè, non è più neanche un viaggio, capite? Vabbè. Detto ciò, comunque, succo dalla questione che poi io mi allungo a parlare. E la gente che mi incontra dal vivo dice che non parlo mai, ma in realtà, ragazzi, è tutta una facciata. In realtà sono più matta di loro, vabbè. Oggi vado al cinema, ragazzi. E in realtà è un po' che non vado al cinema con la testa di andarci. Nel senso, ci sono sempre andata questi giorni, questo periodo, per vedere film che mediamente mi interessavano. Ma oggi vado a vedere il film che io sto aspettando da, penso, più di 2 anni, della saga di Fast and Furious. Io sono obsessed con questa saga. Li avrò visti tipo ognuno degli 8 film che sono usciti finora li avrò visti tipo una trentina, quarantina di volte, quindi sì, lo so tipo a memoria. Tra l'altro è una cosa assurda perché io non sono per niente fan dei motori o dei film d'azione, ma questo, come mi prende questo? Nessuno mai, quindi vai a capire, saranno i personaggi, sarà il bonding tra di loro, sarà la famiglia. In realtà era uscito 2 giorni in sala quando io ero in villa, quindi ero nella mia vacanza con villa con piscina e quindi non sono potuta andare e ho rosicato tantissimo perché era una sorta tipo di preview, no? E invece esce ufficialmente oggi che è il 18. Quindi sono molto felice con la mia The Space Pass, che ovviamente devo avere da brava amante del cinema, anche perché mi conviene, detto francamente. Mi sono prenotata il mio biglietto già qualche giorno fa in realtà e quindi sì, sono molto felice di andare. In realtà devo andare pomeriggio alle 5:30. Ora è quasi l'ora di pranzo. Diciamo che questa mattinata non ho fatto granché, quindi non è che vi siete persi questo grande vlog. Semplicemente ho messo a posto. Rispetto al vlog che ho fatto l'altro giorno, se non l'avete visto, male, andatelo a recuperare. Ho messo un po' a posto la vetrinetta con tutti i pop, le cose che sto vendendo. Ho fatto alcuni pacchetti da spedire, che sono quelle cose marroni che vedete lì. E in teoria, mi dovrei anche allenare, visto che lo sto procrastinando da tipo 2 giorni. Sto cercando di seguire un percorso il più sano possibile, quindi mi sa che ve l'avevo già detto, sono seguita dal nutrizionista, dal personal trainer, però adesso stanno in vacanza sia il nutrizionista sia il personal trainer. Però io ho le mie cose da seguire, quindi insomma lo faremo. Oggi, piccolo strappo alla regola, ci prenderemo i popcorn perché, regà, già la vita è un posto triste e lugubre. Almeno la gioia di mangiarsi due popcorn ogni tanto ci può stare. Detto ciò, tanto la panza c'è comunque, quindi una in più, una in meno, poi si recupera. Detto ciò, ora dobbiamo andare a preparare il pranzo, anche perché mia madre torna. Mio padre non lo so, non riesco mai a capire i loro turni di lavoro e quindi se fargli il pranzo o meno, essendo che io ovviamente lavoro da casa, ho questa fortuna di potergli fare cose in continuazione. Tra l'altro, PS, guardate ieri cosa ho fatto, ho tolto le mensoline qui, questi pop non ci fate caso perché
li ho venduti ma li devo impacchettare, quindi li ho messi là così me li ricordo. Questi invece li devo ancora tutti catalogare. Sono le 12:43. Quindi direi che andiamo. Allora, amici miei, ho pranzato. Mi sono scordata ovviamente di portare giù la macchinetta e quindi non ho ripreso. Che vlogger pessima. Però ho mangiato del surimi con i pomodori. E soprattutto mi sono chiusa a vedere i video di Elisa True Crime su YouTube. Prova visiva, così qua. Quanto mi chiudo a vedere queste cose? Poi sono super interessanti, ma c'è un lavoro dietro che penso neanche possiamo immaginare, di ricerca, di fonti, di documenti. Detto ciò, io adesso mi metto al computer. Primo perché devo pagare... L'F24, chi ha la partita IVA lo sa, quindi mi devo mettere a compilare tutto l'F24. In tutto ciò sono le 3, quindi io comincio a prepararmi, diciamo, anche se ovviamente vabbè, vado al cinema, vado da sola, come sempre. Che poi ogni volta, anche l'altro vlog, c'è stato qualcuno che mi ha detto, Ila, complimenti che riesci a fare un sacco di cose da sola, ma ragazzi, ma... Cioè, se volete fare qualcosa... E magari nessuno vi vuole accompagnare, non volete chiedere per non disturbare. Che cacchio ne so? Andate! Qual è il problema? Cioè, a volte ci facciamo troppi problemi. Ma tipo per qualsiasi cosa. Io ad esempio, lo sapete, ve l'ho detto mille volte, ho il complesso delle braccia, no? Io non uscirei mai nella mia vita. Mai nella mia vita. Così come sto adesso a casa, fuori. Perché è una cosa che, vabbè, mi dà fastidio, ok? Quindi so quanto può essere difficile magari andare oltre le proprie insicurezze, paure, perplessità, come vogliate chiamarlo. Però a volte dobbiamo buttarci e farlo. Perché veramente a volte le cose ce le immaginiamo più noi che poi gli altri. Io ad esempio, a me non importa quello che pensa la gente di me se esco con ste braccione che mi ritrovo, ok? È una cosa mia che dà fastidio a me. Quindi è un altro discorso. Però comunque avete capito il punto. Vabbè. Detto ciò, mi devo prendere i miei 3 integratori a forma di orsetto. Che non mi ricordo neanche. Allora, uno capelli. Aspettate, che vi ho impilato sopra il barattolino degli integratori. Questo è quello dei capelli. Questo è quello che ho iniziato a prendere un po' prima di quest'estate. Cioè, un po' prima di quest'estate. Prima dei primi d'agosto. Che è quella per il sole. Più che altro, come vedete dal mio colorito, io non lo prendo. Quindi era più che altro per cercare di non abbronzarmi, che peraltro, però vabbè, ormai l'ho preso via. È la Shape Vitamins, che aspettate, giro il barattolino così leggo. Vitamina C, vitamina E. Invece quella dei capelli è piena di roba. Biotina, vitamina A, C, E. Poi è scritto tipo in tedesco, quindi non capisco. Vitamina B6, zinco. Comunque, io adesso prima vado a fare un po' di skincare. Madonna ragazzi, poi devo assolutamente abituarmi a vedermi senza occhiali, perché il momento è sempre più vicino dell'operazione laser e i nostri amici se ne andranno, spero, per sempre. Potrò vederci con questi occhietti piccoli e arroganti. Devo abituarmi. Sicuramente mi truccherò anche di più, perché adesso col fatto che quando devo uscire, non so perché, ma forse chi ha gli occhiali mi potrà capire, avere gli occhiali è già tipo avere un accessorio. E col fatto poi che i miei sono così neri, tendono ad essere molto più visibili rispetto a un occhiale magari più classico. Quindi mi dà già l'idea di avere tipo un eyeliner gigante che mi contornano gli occhi. Non so se ha senso sta cosa, cioè io la percepisco dentro di me. E quindi quando sto senza... Poi col fatto che ho anche poche ciglia, che ho gli occhi, vedete, che non sono tanto definiti, mi sento proprio spoglia. Allora, mi sono fatta le sopracciglia, nel mentre ho anche fatto qualche Instagram stories. Qua che mi è arrivata qualche altra notifica. Detto ciò, oggi mi va di truccarmi gli occhi, però volevo fare una cosa in realtà easy, però che è anche un esperimento, visto che appunto tanto non mi deve vedere nessuno sostanzialmente, quindi queste sono le occasioni in cui ne approfitto. Prenderò questa palettina, che è quella di Jackie Aina con Anastasia, che ha questi colori qua, che in realtà sono molto autunnali, invernali, però tanto mi serviva un color terracotta, quindi penso userò uno di questi due. C'è anche il marroncino un po' più scuro, tipo tendente al bordeaux. In realtà non vorrei truccarmi il viso, nonostante... le mie occhiaie, che ovviamente ci sono sempre, perché io avendo la pelle così chiara è inevitabile che si vedono.
In più, vabbè, tutte le bollicine, ma tanto dovrò stare con la mascherina, quindi non ha senso. Forse tampono qualcosa poi qui, basta. Cioè, non vorrei, capito, allargare che inizi, che io faccio sempre così. Inizio sì, copro gli occhiali, poi piano piano lo vado a sfumare in giro, in cose, quindi no. No, infatti penso prenderò questo correttore di It Cosmetics che è praticamente una pasta coprente, letteralmente, cioè se io dovessi coprirmi un tatuaggio penso lo potrei fare con questo. Infatti ne prendo pochissimissimo e lo tampono proprio sulla parte scura, cioè non sapete la quantità del prodotto che ho preso, minima, proprio zero. E guardate quanto è pigmentato, quindi proprio giusto per dire sì. Le ho coperte, città. In realtà non ho mai provato ad unire il color terracotta con la liner marrone. Questa era la grande prova che volevo fare. Quindi vediamo un attimino. Tra l'altro sto ancora studiando il make-up coreano. Sto ancora cercando di capire. Più che altro sulle donne, perché il trucco che fanno sui ragazzi, sugli uomini, l'ho capito bene, forte e chiaro. Poi ovviamente, vabbè, ad ogni persona lo adattano. Sulle ragazze invece, cioè paradossalmente sembra che facciano meno sulle ragazze in realtà che sui ragazzi. Sta cosa, vabbè, non l'ho capita però, vabbè. Fatto sta che non vedo l'ora di andare in Corea per comprare i prodotti che hanno lì. Cioè c'hanno sto fondotinta tipo cushion, quello presente che ora non ce l'ho però, cioè c'ha la confezioncina così, poi c'ha sto tappetino tutto imbevuto ed è appunto il cushion che vi lascia una pelle, ma lascia questo effetto lucidino ma coprente, tipo porcellana. Io impazzisco queste cose che ve lo dico a fa. Quindi non vedo l'ora, quando si potrà viaggiare, di andare in Corea. Devo fare tutto il mio giro di Seoul, arrivare poi a Busan, che vabbè. Tra l'altro ho scoperto che Busan è più grande di Seoul. Busan è tipo la seconda città più importante, diciamo. Quindi veramente assurdo. Comunque, detto ciò, prendo i due ombretti, Edges e Ginger. In realtà, vabbè, mi concentro tipo prima sulla palpebra, poi lo sfumo. Che poi tanto, involontariamente, finirò per fare un make-up coreano anche stavolta. Perché ormai passo la maggior parte del mio tempo a vedere tutte ste robe, che è una cosa quasi involontaria. O anche, ragazzi, mi capita una cosa stranissima: quando mi cade qualcosa per terra non dico più cavolo oppure oh cacchio, che ne so, che dite quando vi casca qualcosa per terra? Io ormai dico aigo, faccio aigo oppure buah. L'altro giorno stavo guardando il telegiornale, non mi ricordo che notizie hanno detto, ma vi giuro una cosa, ma non involontaria di più, sarà che ho ascoltato così tante volte st'audio questa parola, che poi mi piace un sacco da dire, quindi l'ho detta proprio spontaneamente, però era giusta per quello che stavo ascoltando. Quindi era lì questo giornalista che parlava, io a una certa me lo guardo e faccio cinciaio, che sarebbe tipo, cioè, sul serio davvero? Mia madre mi ha guardato malissimo per dire oddio, l'abbiamo persa. Sì, vabbè, ma avete perso già qualche anno fa in realtà, insomma, non è che è una novità. Però per dirvi quanto leggere e sentire le cose ve le faccia comunque imparare. Allora, il coreano è una lingua molto difficile, anche perché non è come noi italiani la composizione della frase proprio, quindi soggetto, verbo, eccetera eccetera, articolo, bla bla bla. Loro mettono il verbo alla fine della frase, quindi tu inizi a dire una cosa e il verbo sta a fine, quindi prima che capisci cosa sto dicendo qualcuno devi aspettare la fine. Quindi è molto complicato, è una lingua bellissima, molto musicale, senti sempre gli stessi suoni però vogliono dire tante cose diverse. Mi piacerebbe tanto impararla, ma non penso succederà, mi fermerò a cinciaio. Oppure, insomma, quelle frasi classiche che sanno tutti, tipo ciao, che poi c'è il ciao informale, ciao tra amici, ciao tra parenti. Cioè, non è come noi che dici ciao e ciao, oppure in inglese hello, hello. Loro hanno aneseo, oppure sempre aneseo, collocato insieme a qualcos'altro che la fa diventare formale. Se sei un ragazzo e stai parlando con un ragazzo più grande, e questo ragazzo si chiama, prendiamo esempio, Jin, io, ragazzo più piccolo, devo chiamarlo Jin Young. Cioè, aggiungere questo young alla fine. Se invece io sono una ragazza e devo parlare con un ragazzo più grande, la classica, il classico aggiunto che si mette e che sappiamo, penso tu, se avete visto i K-drama, è una cosa che mi infastidisce tantissimo dire. È una di quelle parole proprio fastidiose al mio orecchio. Però sarebbe, se io devo parlare con Jin, io ho 23 anni e lui ne ha 29, sarebbe Jin Oppa. Mamma mia, ragazzi, i brividi sono di una cosa del genere, ma paradossalmente anche con
con Jungkook dei BTS, che sapete che è il mio bias. Se dovessi parlare con lui, non so quello che uscirebbe dalla mia bocca, ma a parte ciò, anche se lui è un anno più grande, quindi non è che dici. Comunque, sarebbe sempre Jungkook, che è veramente ridicolo, lo so, però ognuno ha le sue usanze, quindi. E niente, detto questo, aperta e chiusa parentesi, continuo con questo make-up e poi vediamo che ne esce fuori. Allora, questo è il look che sta uscendo fuori. Alla fine non ho più usato l'eyeliner marrone, che comunque sarebbe stato questo di Mulac, che è il Dark Choco, ma ho fatto tutto con gli ombretti e via sostanzialmente. Poi qui, niente, mi è rimasto un po' di lucidino dopo tampone un po', però mi piace in realtà questo effettino un po' così, tant'è che qua ho messo anche un po', vedete, di illuminante. Non mi dispiace questo terracotta sfumato su tutto l'occhio, vedete che lo va a intensificare un po' di più. Ho fatto anche le labbra scordandomi della questione mascherina, perché a volte non ci penso e vado e faccio lo stesso, ma durerà quello che durerà. Adesso mascara, metto questi due. Ovviamente ho scordato la macchinetta a casa, però ci siamo, pronti, cocchina, popcorn, non si vedono, ma ci sono, ci sono. Allora, ovviamente mi sono dimenticata di portare la macchinetta, perché è ovvio. Comunque, ho appena uscito dalla sala, la gente ancora si sbaglia, cioè almeno al cinema dove vado io ci fanno uscire dalle porte di emergenza, quindi esci direttamente fuori. Comunque, allora, ho pianto due volte, ragazzi. Io lo amo sto film. Questo è un po' sottotono rispetto agli altri, però poi a casa vi spiego bene. La fine. Alla fine, ragazzi, ho ancora i brividi. Aspettate, arrivo a casa e vi racconto bene con la macchinetta, senza che cammino, che. Ok. Allora, ragazzi, sono appena tornata a casa. Devo ancora struccarmi, cioè i capelli un po' impazziti, perché ovviamente col finestrino aperto questo è. Allora, devo fare degli spoiler, quindi se non avete ancora visto Fast and Furious 9, vi dico quando sto per fare lo spoiler. Più che altro dell'ultimo pezzetto che mi ha fatto andare in esibilio, vi ripeto. Comunque, più che altro io curiosa. Allora, come vi dicevo prima, il film è un pochino sottotono in sé, nel senso rispetto agli altri. Sarà che dopo 9 film, cioè, dico solo spoiler, cioè, hanno dovuto mandare una macchina sulla luna, letteralmente. Cioè, scusate, nello spazio, per dirvi, cioè. Quei pezzi erano esilaranti, ma qualsiasi cosa con Roman è sempre esilarante, ce lo mettono apposta, no? Quindi vabbè, a parte quei pezzi un po' così che dici, beh, sì, va bene tutto, ma anche meno, c'è cioè una macchina nello spazio, mi sembra un pochino too much anche per voi, ma comunque dovevano fare qualcosa di nuovo. Stavolta, spoiler, hanno messo i magneti nelle macchine, che è una figata, ma non immagino i soldi in macchine che hanno speso per distruggere, fa, perché poi tutto quello che vedete in Fast and Furious è vero, cioè sono macchine vere, niente o poco, niente in digitale. Quindi è tutto merito degli stunt, delle cose, insomma, tanto di cappello. Poi, ripeto, io non mi intendo di macchine o cose, però so che è tutto fatto al momento, quindi. A parte questo, e a parte spoiler, il ritorno di Han, che comunque ci avevano già spoilerato nei trailer, mi pare lui fosse morto, tra virgolette, in Tokyo Drift, una cosa del genere, mi pare si chiamasse il film. Comunque, vabbè, quella cosa di Tokyo. E infatti poi è rimasto lì a Tokyo. Quando hanno fatto vedere che viaggiavano a destra e a manca, ho detto, Dio sì, quanto mi manca, mamma mia, vorrei troppo andarci a Tokyo. Mi ispira un casino. Ma allo stesso tempo mi mette molta ansia vedere tutte quelle stradine, quelle lucine LED che illuminano i negozi, vabbè. Detto ciò, ragazzi, parliamo della fine, per favore. Parliamo della fine. Cioè, io scioccata. A parte ogni volta che rinquadrano quella casetta che mo stanno a ricostruire cose. Ah, dico, oddio. La fine è sempre toccante dei film di Fast and Furious. In generale, ogni volta con la famiglia e tutte cose. Però, ragazzi, quando hanno detto c'è un posto libero a tavola, io ho detto, eccola là. Cioè, ora che cosa si inventano? Cioè, come lo fanno riciccia fuori? Perché non so se lo sapete, o magari non vi interessa, ve lo dico io. Uno appunto degli attori principali, che il suo personaggio era Brian O'Connor, era interpretato da Paul Walker, che purtroppo è venuto a mancare putacaso quando, se non sbaglio, ha fatto una gara con le macchine di beneficenza. Ha fatto un incidente, la macchina, e ci ha lasciato le penne. È brutto da dire, vabbè.
Comunque, non c'è più purtroppo, pace all'anima sua. Ormai sono passati diversi anni, non so quanti con la precisione, ma comunque, dopo quel film e la famosa canzone See You Again, cioè non l'avevano più nominato nei film, più che altro nell'ottavo e adesso nel nono. Però nel nono questo qua l'hanno nominato effettivamente, quando parlano dei bambini che dicono no, stanno con Brian, e tu sei lì, così, cioè me lo dici così, vabbè. Quindi alla fine quando hanno detto sta cosa del posto ho detto oddio, poi Mia fa sta arrivando, cioè a casa mia 2 più 2 fa 4, ho visto arrivare la macchina blu, la famosa sua macchina blu, ho detto raga, io adesso mi alzo e urlo praticamente, cioè in sala non dico che era piena, però c'era un po' di gente, ovviamente poi per tutta la questione distanziamento cosa, un posto sì, un posto no, bla bla. Qui ho detto ora mi alzo e urlo, tiro un urlo che ragazzi, cioè ciao, c'è la sua voce. E invece i bastardi non ce l'hanno fatto vedere, ci hanno fatto vedere solo sta macchina che arriva, poi buio, fine. Quindi sicuramente nel Fast and Furious 10, che penso continuerà, assolutamente. Non so che poi si inventeranno, ma vabbè. Anche perché la scena post-credit non è che io l'abbia capita molto bene, ma adesso ci arriviamo. Io avevo letto che non avrebbero usato un simulatore di persona per ricreare, diciamo, il personaggio, ma Paul Walker mi sembra abbia due fratelli. Uno di questi è un attore e quindi che avrebbero preso lui, come hanno fatto ad esempio per filmare l'ultima scena dell'ottavo film, quando la scena quella che stanno in spiaggia in realtà era il fratello. Sempre se ho letto cose giuste, poi ditemi anche voi cosa avete letto. Quindi credo utilizzeranno il fratello che gli assomiglia abbastanza, vediamo. Vi faccio vedere, questi sono i tre fratelli, questo era Paul Walker e dovrebbero usare lui per fare appunto questo continuo di film. Però non ci sono in realtà ancora cose molto certe a riguardo, magari usciranno più avanti, adesso non so, poi quando uscirà anche il film di sto passo penso almeno altri 2 anni ci vorranno, però nel complesso sono molto curiosa di cosa e appunto di come tireranno fuori sta cosa. Però vi giuro mi sono venuti un attimo i brividi perché li ho rivisti anche recentemente gli altri film e io penso sempre a quanto sia bella questa cosa del poter rivedere effettivamente delle persone che non ci sono più nei film, in queste cose, no? In generale per qualsiasi persona, attore che viene a mancare, no? Strano, ma allo stesso tempo no, è bello poterli rivedere che fanno un po' le loro cose. La scena invece post-credit è con Shaw, che l'abbiamo visto in Hobbs & Shaw, bla 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 bla. C'era anche la madre, tra l'altro, in questo film, così a caso, giusto per metterci l'attrice. E anche perché poteva esserci come nonna, insomma, giusto perché stavano a Londra, ci hanno ficcato a me. E c'è anche Anne, quindi non so se se ne uscirà Anne che si unisce a Shaw per fare qualcosa anche con Hobbs sempre, oppure Hobbs non c'entra niente e è semplicemente un preludio per qualcosa che succederà nel 10 direttamente. Fatto sta che io adoro Shaw, quindi sono molto curiosa di cosa succederà effettivamente. Adoro tutto ciò. Ragazzi, io dovevo lavorare nell'industria del cinema. In realtà ho molti talenti, quindi se nella vita dovessi trovarmi senza lavoro, probabilmente saprei sempre dove infilarmi. Però il cinema rimane la mia passione più grande. Una delle mie passioni più grandi, ok? Dopo il make-up, la musica, comunque tutte cose molto creative e poco standard. Mi sarebbe piaciuto tanto. Cioè, magari io non escludo che in futuro possa succedere lavorare nel cinema proprio come truccatrice, quindi unire, no? Cose, solo che è molto difficile entrare, gli orari sono molto complicati, cioè ci sono un po' di cavoli, ecco. Però in futuro never say never, no? Io avevo la mia insegnante di trucco quando ero in accademia, lei ha lavorato a tantissimi di trucco cinematografico, lei ha lavorato a tantissimi progetti, tra cui anche quelli della Marvel. Cioè lei ad esempio truccava lo stunt di Chris Hemsworth che interpreta Thor nei film della Marvel. Li ha visti diverse volte, è stata sui set, ha lavorato al film The Impossible. Mi piacerebbe aspirare a quei livelli, ha lavorato a Game of Thrones, cioè ok, però lei lavorava anche a Londra, quindi era un giro un po' diverso. Io devo ancora bene capire cosa fare della mia vita, onestamente, e quindi sì, sono molto perplessa. Se ripenso a questi ultimi 2 anni, in questi ultimi 2 anni e con questa pandemia, penso molte persone abbiano riflettuto su quella che effettivamente era la propria vita e come volevano poi che si evolvesse in futuro, almeno a me è successo questo. E sono ancora, diciamo, in un periodo abbastanza
non voglio dire buio della mia vita, però sono un po' in un limbo, mi sento un po' ferma e forse ve l'ho anche detto diverse volte, non riesco ad immaginarmi né avanti né indietro. È come appunto stare fermi e non so bene come sbloccare questa situazione. Mi piacerebbe tantissimo potermi trasferire e appunto inseguire questo mio sogno, ad esempio, di lavorare nel cinema, però dovrei trasferirmi a Londra, dove fanno cose e progetti un po' più importanti rispetto a qui in Italia, o dovrei trasferirmi direttamente verso cose un pochino più complicate, tipo America, Los Angeles, Hollywood e tutto questo settore qui. Purtroppo io ho una personalità molto chiusa, per quanto non possa sembrare a voi, ma tutte le persone che mi incontrano di primo acchitto dicono che sono timida, e un tempo mi definivo anch'io timida, quando in realtà non è timidezza ma è semplicemente un essere introversi, e poche sono le persone che poi capiscono questa cosa e ti danno il tempo di far uscire, no, il tuo vero io. Non so bene come spiegare. Io da introversa capisco di mia volta chi lo è e quindi so come, no, approcciare. Però non tutti hanno anche solo la voglia di aspettare o la curiosità. Quindi probabilmente lo farei, ma mi troverei molto in difficoltà, soprattutto a stare in un posto da sola. Io sono una persona molto indipendente, però quando ho qualsiasi tipo di problema, come è anche tra virgolette giusto che sia, io ho i miei punti di riferimento, so a chi chiedere per qualsiasi cosa che sia burocratica o semplicemente una sciocchezza o semplicemente un problema con la carta, cioè che vuoi? Dicevo, ok che c'è internet, ormai puoi cercare veramente la qualsiasi, però ecco, poi io so l'inglese, lo so abbastanza bene, ma ovviamente praticandolo poco, parlato, probabilmente mi impanicherei, poi io mi impanico molto facilmente, quindi capirai, e andrei un attimo in palla. Ad esempio con la questione dei BTS adesso, col fatto che ovviamente loro parlano in coreano, scusate, ogni occasione è buona per buttarceli in mezzo, però mi vengono questi esempi adesso. Ovviamente io tutto quello che guardo relativo a loro, che siano video, concerti, i run, gli episodi insomma che girano, le interviste, tutto è sottotitolato in inglese, molte volte anche in italiano, ma più che altro in inglese, e quindi leggerlo mi viene super semplice, anche perché magari trovi una parola che non sai, cioè io ho ampliato tantissimo il mio vocabolario e ogni tanto appunto mi vado a cercare la parolina, poi dico ah, quindi significa questo, è così che si dice, cioè comunque è una lingua che, nonostante io la studi da anni e anni e anni anche a scuola, è sempre in continuo, no, evoluzione, ampliamento, e questa cosa è bellissima. Io adoro l'inglese e ovviamente è molto importante saperlo per qualsiasi cosa, cioè sostanzialmente, nonostante il cinese sia la lingua più parlata al mondo, ma semplicemente perché il popolo cinese è più di tutto il resto del mondo, quindi diciamo che non vale molto come cosa, è l'inglese la lingua che, no, quando uno ha difficoltà tra ad esempio gli italiani e tipo i francesi, vanno a parlare inglese come qualsiasi altre, no? Persone? Ha senso sta cosa? Penso di sì. A meno che voi poi non sappiate il francese, oppure se parli con tedesco il tedesco, e spero prima o poi, visto con la tecnologia che c'è adesso, inventino tipo una sorta di, non lo so, bottoncino, tipo pasticchetta che ti metti qua sulle corde vocali e traduce simultaneamente. Ad esempio per parlare in qualsiasi posto, io ad esempio mi sono scaricata Papago, che vedete voi parlate e vi traduce le cose, quindi ad esempio io adesso sono in italiano, se voglio dire ho la traduzione in coreano, ho fame, andiamo a mangiare, qua. E magari sto parlando con un coreano, parliamo così, ok, ormai la tecnologia c'è, però è anche bello poi saperle le cose, no? Quindi dire, tipo vi ripeto in coreano, io so pochissime cose, però vabbè, ci sta ovviamente, tra K-drama e appunto sentire i BTS che parlano. Le frasi che ripetono più spesso dopo un po' ti entrano nel cervello. Kamsamida! Oppure che altro? Agnò! Ne! Oppure quando si arrabbiano che cominciano a fare i versi, mi spezzettano la vita. Comunque, detto ciò ragazzi, io adesso mi disinfetto il mio piercing, che sta andando bene, però ancora lo sto disinfettando. Soprattutto mi vado a struccare perché non so che faccia ho, sinceramente non mi vedo neanche bene da lì, però a parte
l'essere lucida, diciamo che è durato abbastanza. Domani ho un'altra bella giornatina perché mi devo vedere con la Julix, perché dobbiamo andare a fare una cosa, comprare una cosa che poi vedrete più avanti, che ha a che fare con i capelli, però non vi preoccupate, non è nessun cambiamento di colore. A proposito di BTS, credo mentre ero al cinema sia uscito qualcosa, perché continuano ad arrivarmi le notifiche. Come si capisce cosa è uscito? Praticamente dal mio Esplora, che a parte che, come vedete, è letteralmente monopolizzato da un certo tizio. Questo giusto per dirvi, però vedete, è uscita questa intervista, quindi devo andarla a vedere. Praticamente devo andarla a vedere. Comunque è assurdo. Cioè non c'è via di scampo, tu dici, vabbè, magari non c'è un video di Jungkook. No, video. Questo chi è? È sempre Jungkook. Jungkook, 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 Jungkook. Quindi smettetela. Ah, e sono uscite anche le foto stamattina, a proposito. Sarebbe bellissimo avere un canale solo dedicato ai BTS, dove vi faccio tutte le update delle cose che succedono ogni giorno. Perché tanto tramite l'Esplora, cioè, le sai tutte, le sai. Poi ovviamente arrivo io nel fandom e sto tizio, di cui non farò più il nome, comincia a esporre tutti i suoi tattoo. Infatti mi fanno ridere quando ancora mi chiedono, Ila, ma chi è il tuo bias nei BTS? E neanche a farlo apposta, cioè, è assurdo quanto una persona possa matchare con un'altra. Non avrei mai immaginato di trovare l'anima gemella impossibile nella vita, inabordabile, inavvicinabile, ma comunque l'anima gemella. Questa è una cosa interessante. Vabbè, detto ciò, anche oggi appunto le nostre cavolate le abbiamo dette. Io sembrerò sempre più pazza ai vostri occhi, ma pensate ai miei, quando io guarderò questo video, magari con mio futuro marito, i miei futuri figli, se mai ci saranno, che a sto punto non sono certa neanche più di ciò. Questo è, ragazzi, questo è per oggi, ci sentiamo più avanti con un altro video e niente, vi mando un bacio grande, ciao, vi aspetto ovviamente nei commenti, voglio leggere se avete visto il film, come vi è sembrato, senza spoiler, attenzione a scrivere cose, e ci vediamo presto.